Buonasera a tutti, pace e bene. Questa sera meditiamo la 25ª ammonizione di San Francesco, che vi leggo. Beato il servo che tanto amerebbe e temerebbe un suo fratello quando fosse lontano da lui, quanto se fosse accanto a lui, e non direbbe dietro le sue spalle niente che con carità non possa dire in sua presenza. Bene, fratelli, Francesco con questa esortazione ci esorta ad amare in modo sincero ed autentico. Non possiamo amare un fratello, una persona che incontriamo, tenendo un atteggiamento doppio, davanti a lui con grandi sorrisi e poi appena si volta, appena non è presente, ad altri diciamo tutto quello che non va bene. Lamentele, mormorazioni, pettegolezzi. La critica ci può essere, ma se si ama deve essere costruttiva, può diventare occasione di correzione. E allora Francesco ti dice: o puoi parlare bene di un fratello, altrimenti taci. È meglio il silenzio. Ma se invece è possibile, aspetta che sia presente e davanti a lui prova a parlare. E allora diventa veramente occasione di correzione e di confronto. Quanto male può fare una parola detta senza amore? A volte rischiamo di dire cose che creano veramente dei fossati, che inducono altri a pensare male di un'altra persona. E così si creano fratture, magari solo per dei fraintendimenti, delle liti ancora non risolte. Francesco, in altre occasioni, e in particolare nella regola non bollata, ci ha raccomandato come si deve amare un fratello. Vi leggo un pezzo della regola non bollata. E si comportino tra loro come dice il Signore: tutto quanto desiderate che gli uomini facciano a voi, fatelo pure voi a loro. E ancora: ciò che tu non vuoi sia fatto a te, non farlo agli altri. E chiunque verrà da essi, amico o nemico, ladro o brigante, sia ricevuto con bontà. E ovunque sono i frati, e in qualunque luogo si incontreranno, debbano rivedersi volentieri e con gioia di spirito, e onorarsi scambievolmente senza mormorazione. Veramente la mormorazione è una zizzania, come ci ricorda il Papa. È una cosa vile, perché non permette a nessuno di spiegare, di spiegarsi, di giustificarsi, se è il caso. Certamente non porta pace, non crea ponti, non crea relazione. Francesco ancora dedica un paragrafo intero alla regola non bollata, che si chiama "Che i frati non facciano ingiuria né detrazione, ma si amino scambievolmente". E richiama duramente i frati perché si guardino dal calunniare alcuno, evitino dispute di parole e cerchino di conservare il silenzio se Dio darà loro questa grazia. E non si adirino, perché chiunque si adira con suo fratello sarà condannato al giudizio. E Francesco ricorda bene quel passo del Vangelo dove Gesù dice: non adiratevi con l'altra persona, e che chi dirà stupido o pazzo a un'altra persona sarà condannato. Davvero, le nostre parole possono essere delle armi di pace o possono essere delle armi mortali. Il Papa dice che la calunnia e la mormorazione uccidono. Sono strumenti di un nuovo Caino. Il Papa non perde occasione per ricordarci questo. La mormorazione, il chiacchiericcio uccidono le comunità, uccidono le relazioni. E allora, Tommaso da Celano ci racconta addirittura un episodio dove Francesco è stato molto molto duro e dice: Francesco, un giorno Francesco di un frate che denigrava il buon nome di un altro e rivoltosi al suo vicario, frate Piero di Cattaneo, proferì queste terribili parole: incombono gravi pericoli all'ordine se non si rimedia ai detrattori.
Ben presto il soavissimo odore di molti si cambierà in puzzo disgustoso se non si chiudono le bocche di questi fetidi. Coraggio, muoviti, esamina. Se troverai innocente un frate che sia stato accusato, punisci l'aggressore, l'accusatore. Voglio, diceva ancora, che con la massima diligenza abbia cura tu e tutti i ministri che non si diffonda maggiormente questo morbo pestifero. Guardate che Francesco chiama morbo pestifero, il Papa la chiama zizzania. La mormorazione è veramente un male da evitare, è nemico dell'amore. Non possiamo dire a parole che amiamo i fratelli, se poi, dietro le spalle, diciamo questo. E allora però c'è forse un rimedio, se non si riesce immediatamente a riconciliarsi con un fratello. Che cosa si può fare? Raccomandarli a Dio, affidarli a Dio, al Dio della misericordia, affidarli nella preghiera. Nella preghiera penso l'altro davanti a Dio e cambia tutto. Nella mormorazione Dio sparisce dall'orizzonte con cui penso l'altro. Pace bene a tutti.